Ciao amici, ciao amiche, buongiorno, buongiorno dalla Simo, dal canale Pensieri Pasticci della Simo. Per chi mi conosce già, bentornati, per chi non mi conosce, benvenuti. Benvenuti in questo canale di creatività così un po' varia, perché la Simo si occupa appunto in questo canale Pensieri Pasticci, racconta di quello che fa nel suo blog di cucina, sì, perché io ho un blog di cucina da quasi 16 anni. Racconto un po' le ricette che faccio, amo fotografarle, realizzarle, fotografarle, poi amo leggere, amo tantissimo lavorare all'uncinetto, amo raccontare dei miei acquisti, insomma è un canale un po' così di chiacchiere e di qualche piccolo tutorial. Quindi se vi piace e se passate di qui e vi piace sentirmi chiacchierare, magari potete iscrivervi al mio canale che sicuramente sarà graditissimo da me, io sono felicissima di questo. Un bel pollice in su, magari attivate la campanella per avere tutte le notifiche di quando pubblicherò i video. Allora, come sempre sono qua con la mia tisana, buonissima. Allora, vedete, ho riutilizzato questa tazza perché questa volta ho ancora una tisana di quelle. Aiuto, vorrei farvela vedere, non so come fare, vedete, di quelle con il filtro. Questa è la buonissima tisana Sicily o Sicily, Sicily, sì, Sicilia praticamente, perdonate il mio inglese, sorry. Veramente buona. E tè verde, vedete, questo sempre della Tea World, che vi avevo fatto vedere anche tempo fa, con scorza di limone, fiori d'arancio e aromi naturali di bergamotto. Ovviamente sono i profumi che io adoro e che mi fanno impazzire. Allora ne ho messo un pochino nel mio filtro, vedete? Adesso è sul piattino e me la sto sorseggiando bella calda, perché stamattina devo dire che le temperature non sono eccezionali. Non so, io ho un po' freddino stamattina. E volevo mostrarvi che cosa indosso, vedete, ve lo ricordate, vero? Questo è uno dei miei ultimi lavori, è lo scaldaspalle o mantellina verde mela di Lucilla Alfano, che saluto, realizzata con i bellissimi filati di Lollo Crea. Addirittura Lollo Crea ha un kit proprio che potete scegliere, diversi colori, loro hanno abbinato, eccetera, sia per fare i fiori che per fare la parte, vedete, mi allontano un pochino. Eccola qua, la parte del corpo di questa mantellina che scalda tantissimo e è sempre bello indossarla. Quindi stamattina ho detto, ieri mi sono messa una maglia più leggera perché ieri sudavo, ma stamattina devo dire che ho abbastanza freschino. Cin cin con tisanella. La metto un attimo da parte. Allora, poi oggi è il giorno di San Giuseppe. Quindi auguri a tutti Giuseppe, a tutte le Giuseppine, alla mia zia che si chiama Giuseppina ma viene chiamata Pinuccia, va bene, l'ho già chiamata, ho già fatto gli auguri, a tutti i papà, perché oggi è la festa del papà, mio marito, mio papà, a tutti, tutti i papà. Quindi dopo questo, aver fatto questo augurio, volevo dirvi che sono stata felicissima del riscontro positivo che ho avuto per il mio tutorial pasticcione dello scaldacollo violino. Lo scaldacollo violino che non ho qua, ma che adesso vi metto in foto qua lateralmente, la potete vedere, poi inserirò la foto. Cosa dire? Questo tutorial è piaciuto molto, qualcuno addirittura ha già fatto il campione, mi ha mandato, poi devo dire che è piaciuto molto anche il filato perché ho ricevuto delle mail di complimenti, dei commenti che mi sono piaciuti tantissimo, per esempio me lo segno. Giuseppina mi ha scritto che ha fatto un cardigan con questo filato della Silke violino. E niente, sono molto contenta e vedo che è un filato che è piaciuto molto. Addirittura Denise mi ha mandato un'email con delle foto stupende che se riesco metto anche esse. Ci ha fatto un cappottino. Ma Denise, sei bravissima. Io non sarei riuscita a fare un lavorone così. È stupendo. Tra l'altro, questo accostamento del viola e del senape, non credevo che fossero veramente piaciuti così tanto.
a me sono piaciuti molto, ma anche e soprattutto a voi, no? E poi mi ha scritto anche Maria Antonia, mi ha scritto Miriam. Maria Antonia mi ha scritto per darmi delle dritte per gli amigurumi, eccetera. Grazie mille, andrò sicuramente a vedere il sito che mi hai consigliato. Miriam mi ha fatto dei complimenti. Amy mi ha scritto parlandomi di un libro che ha letto sul mio consiglio, appunto, in uno degli ultimi video. Adesso ne faccio tanti, non me lo ricordo nello specifico, però guardate che carino il mio librettino del to-do dove mi scrivo tutto, perché sennò poi mi dimentico i nomi di queste amiche, me li ho scritti qua. E niente, sono contenta perché i piccoli consigli che do, io lo dico sempre, sono consigli assolutamente personali. Poi, per l'amor del cielo, uno può dire: guarda Simo, io con questa cosa non mi trovo assolutamente, oppure il libro che hai consigliato non mi è piaciuto per niente, io questo filato l'ho lavorato ma non mi piace. Per l'amor di Dio, cioè, vige la democrazia, ci mancherebbe, ognuno è libero di pensarla come vuole, però i vostri commenti mi fanno sempre 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 un immenso piacere. Allora, dunque, com'è andata la vostra settimana? La mia abbastanza bene, è stata una settimana intensa di riordino e di pulizie. Appena io vedo un po' di tempo bello piacevole, ale, parto. Avevo bisogno di fare un po' di repulisti dove avevo tutti i vari filati, perché ne ho tantissimi. Ho cercato, siccome sono stata una volata all'IKEA con mio marito, perché ci servivano anche per mia figlia che doveva riorganizzare l'armadio, quindi attaccapanni, contenitori, ho preso proprio dei nuovi contenitori, di quelli in plastica tipo per le coperte eccetera, ho messo via bene bene tutti i filati con dentro il fogliettino dell'antitarme profumato, insomma mi sono messo, ho fatto veramente un bel lavoro. In questi giorni sto facendo pulizie anche in casa, un po'... Io non amo definirle pulizie di Pasqua, però comunque queste pulizie, insomma, quando si vede il bel tempo si ha anche voglia, no? Le finestre, le cose, eccetera, eccetera, va bene. E niente, volevo appunto dirvi che non ho lavoricchiato tantissimo per quanto riguarda l'uncinetto, ma qualcosa ho fatto, ve lo faccio vedere. In compenso ho iniziato una nuova crema per le mani, questa qui, che devo dire è una crema di Lidl, della Sienne, all'aloe vera o aloe, non so mai come si pronuncia. Io mi trovo veramente bene, è una crema low cost, ma di qualità ottima, veramente ottima. Una crema che poi sulle mani ha una consistenza non troppo spessa, no? Si assorbe molto bene, molto morbida, molto leggera, però fa veramente, veramente il suo lavoro. Diciamo che ha un profumo particolare. L'aloe non ha un buon profumo, devo essere onesta, però davvero questa qui è fantastica. E idratazione intensa, assorbimento rapido, rigenerante, idrata e protegge la pelle. No, devo dire che davvero è una crema, provatela, perché è una crema low cost veramente, veramente ottima, e si trova della Sienne, si trova alla Lidl. E niente, volevo farvi vedere appunto questo nuovo acquisto, e cioè nuovo acquisto, è da un po' che ce l'avevo lì sinceramente, ma avevo le altre creme in uso, una l'ho terminata, una di Balea l'ho terminata, perché come vi dicevo io ho delle mani pazzescamente ruvide, la metto più volte al giorno e così. Ho ricevuto qualche regalino stavolta, allora vi faccio vedere che cosa ho ricevuto. Allora, mia figlia è andata da Tiger e mi ha preso questo bellissimo, ta-da, regalino, niente di speciale. Questo è un blocchetto, lei sa che io vado pazza per i blocchetti, guardate che bello, con tutta questa fantasia floreale primaverile, e io scrivo, prendo appunti quando è a righe, quando mi viene in mente qualcosa scrivo, vedo una cosa e dico potrei farla, oppure un pensiero magari per la cucina, per le mie ricette del blog, scrivo. E quindi lei sa perfettamente che quando vado a un Tiger per qualcosa deve prendere un blocchetto alla sua mamma, un quadernino, qualcosa, e quindi ha preso questo, ma mi ha abbinato anche questa bellissima borsa in stoffa. Io ne ho tante, che fa anche la mia mamma o la mia di Frida, no? Però questa qui è molto bella, magari quando vado in bicicletta, che devo andare dai miei genitori una volata, o vado a prendere il pane veloce, o vado dal fruttivendolo a prendere tre robe in croce, o non lo so, è giusto il portafoglino, il cellulare, le chiavi di casa,
Una cannonata, veramente carina. Si sposa bene con il blu, con tutti i colori primaverili. Mi piace tantissimo. Poi è di un bel cotonone resistente ed è della stessa fantasia del mio blocchetto. Quindi ringrazio tantissimo mia figlia, perché sono piccoli pensieri, no? Fatti col cuore, che però sono sempre graditi, e adesso non vedo l'ora. Ci sono tutte le cose di Pasqua, l'anno scorso avevo preso qualcosina per fare le mie foto per il blog, eccetera, però non vedo l'ora che arrivino quelle dopo, che se non ho capito male saranno delle fragole, quindi prenderò qualche piattino, qualcosina, sempre un po' per così dare un tocco nuovo, un tocco fresco alle mie foto di food. In questo istante però mi è venuta voglia di bermi ancora un bel sorsetto della mia tisana, che poi non è una tisana, è un tè verde. Questa volta è un tè verde, perché questo tè verde è profumatissimo, di Sicilia, veramente di Sicilia. Vi ricordo che io l'ho trovato a Como, ma Tea World ha anche un sito online dove eventualmente potete acquistare i tè e le tisane anche appunto online. Sono incredibili, buonissime. Io fino adesso non ne ho trovata una che non sia di mio gradimento, mi piacciono tutte. Quindi questo buon tè verde caldo, perché poi è bella questa tazza, perché avendo il piattino lo metti su e quindi non si raffredda, no? E rimane calda per un bel po' di tempo. Quindi adesso lasciamola qua e poi ce ne beviamo un altro sorso. Ma parliamo di un altro regalino. La mia amica Rosanna aveva questi due librini, questi due sì, delle piccoli giornali, delle piccole riviste. Mi ha detto: sai Simo, io le avevo prese in fiera, ma io non le uso, ho pensato di regalarle a te. E io l'ho ringraziata con tutto il mio cuore. Sono della Staffil e sono appunto delle riviste di borse. Guardate qua quanti modelli. Questo è così, sono tutti dei modelli stranissimi, molto stravaganti, molto belli, ma c'è da prendere veramente spunto. Questi sono fatti con la fettucciona, però secondo me, siccome io la fettucciona non amo molto lavorarla, la fettuccia quella un po' spessa, grossa, penso che potrò utilizzare del cordino, no? Vedete che bella questa, per esempio, c'è sempre un po' di riverbero con il bottone, oppure, non so, questa qui, fatta a secchiello, guardate che carina, oppure non so, questa qui con il manico, bellissima, piacevolissima. Invece questa, dicevo, sono un po' strane, un po' stravaganti. Guardate che carina questa qua, fatta con questo filato particolare. Qua ho visto che ci sono sia dei pezzi magari fatti in maglia che dei pezzi all'uncinetto, mentre invece questo qui mi sembra di aver capito che sia tutto all'uncinetto. Ma grazie mille Rosanna, veramente, per il pensiero, ho apprezzato tantissimo e sicuramente prenderò spunto per qualche mio lavoro futuro. Allora, mettiamoci un po' a parlare di cose importanti. Cosa ho fatto per il mio blog questa settimana? Allora, due ricette. La prima ricetta, una ricetta sponsorizzata con la macchina del pane. Un pane particolarissimo, un pane con la semola, quindi la semola rimacinata di grano duro, e una parte di farina di castagne. Voi non potete capire che pane buonissimo che ho ottenuto, un pane stupendo, strepitoso. A me poi piace il pane un po' che ha quel saporino un po' nocciolato, un po' tostato, un po' così, no? E mi è piaciuto davvero tanto. L'ho solamente impastato e fatto lievitare nella macchina del pane, perché la macchina del pane, ma tutte, adesso non voglio dirvi la mia ha tantissime funzioni, fa anche la marmellata, ma credo che in generale, bene o male, quasi tutte le macchine del pane abbiano la funzione anche solo di impasto e di lievitazione. Ho usato questa, poi l'ho messo appunto sul mio piano di lavoro, l'ho un attimino rilavorato, ho fatto delle piegalibro, ho creato una specie di salsicciotto, insomma l'ho cotto dentro a uno stampo da plum cake. E poi l'ho fatto a fette per la colazione, questo ancora prima della dieta, perché ragazzi la dieta funziona, eh? Ho perso 3 kg, sono felice, molto 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 felice. I miei sacrifici stanno iniziando a dare frutto, ma vabbè, ritorniamo al pane. Dicevo, l'ho messo praticamente dentro a uno stampo da plum cake, l'ho fatto rilievitare ancora un pochino e poi dopo l'ho cotto in forno ed è venuto una sorta di
pambauletto, mettiamola così, che è stato tagliato a fette e l'abbiamo mangiato a colazione, ma l'abbiamo anche mangiato, cioè è ottimo da gustare sia col dolce che col salato, quindi un pane veramente versatile, un pane particolare, quindi se volete andate sul mio blog a vedere la ricetta, sotto nel box delle informazioni, esattamente sotto il video c'è la descrizione, vi lascio il link, potete cliccare direttamente per arrivare al mio blog e vedere la ricetta di questo stupendo pane, che secondo me comunque potete anche cuocere direttamente nella macchina del pane. Io l'ho fatto così perché volevo una forma differente, volevo proprio una forma tipo di pambauletto, ma credo che non ci siano comunque controindicazioni o problemi, quindi questa è stata la mia primissima ricetta. Seconda ricetta invece è una pasta. Gli amici del Gorgonzola, del consorzio del Gorgonzola DOP mi mandano sempre ogni tanto da assaggiare, no? Mi mandano sempre dei piccoli cadeau d'assaggio, mi hanno mandato un po' di gorgonzola, io li ringrazio tantissimo e ho realizzato per loro una ricetta, un primo piatto che invece è questo. Ho soltanto assaggiato un tortiglione perché sono a dieta, ma ragazzi, e quindi, ma vabbè, ma sono contenta dei risultati, contentissima, e quindi va bene così. Ho fatto questi tortiglioni in crema di gorgonzola con la zucchina trombetta e la maggiorana fresca. Voi dovete sapere che la Simo ha un amore incredibile per la zucchina trombetta. Io amo alla follia la zucchina trombetta, che qui non trovo mai, io la trovo sempre a casa mia in Liguria, infatti ne faccio scorta perché lì la trovo parecchio. E trovo che la zucchina trombetta abbia una consistenza diversa, un gusto, una dolcezza diversa, non lo so, mi piace tantissimo. La zucchina trombetta, per intenderci, è quella che ha praticamente un corpo molto stretto e poi finisce con un rigonfiamento che sembra un po' un violino, no? Così. E appunto un violino, no, una trombetta, no, non lo so, si chiama così. Vabbè, insomma, la Simo ha detto una cavolata delle sue, però la zucchina trombetta è fantastica, io la adoro, e questa pasta con il gorgonzola, quindi con la sapidità di questo formaggio particolare, la dolcezza di questa zucchina e il profumino, no, proprio delle foglioline di maggiorana fresca, al bacio. È piaciuta tantissimo, sarebbe piaciuta anche a me, ma la mangerò quando avrò finito il mio percorso di dimagrimento. Però se voi volete provare a farla, è una pasta veramente particolare, molto buona, facilissima da realizzare. Come sempre sotto al video, nella parte della descrizione, nella info box, lascio anche il link di questa ricetta dei miei tortiglioni con il gorgonzola, la zucchina trombetta e la maggiorana. Quindi ben due ricette questa settimana. E niente, lascio sempre nella info box, ecco, ci tengo a precisarlo, anche il link proprio del blog in generale, potete andare a vedere, perché di ricette in quasi 16 anni ne ho veramente tantissime, poi ho ricette a tema, ricette non so, nella friggitrice ad aria, ricette nella macchina del pane, ricette di lievitati, di biscotti, di dolci al cucchiaio, di primi, di secondi, di verdure, di conserve, di tutto e di più, quindi vi aspetto. E se volete vi aspetto anche con l'acquisto del mio ebook, lascio sempre nella info box il link, ve ne avevo parlato in qualche video fa, ho scritto nel 2015 un ebook che non è un ricettario ma è un ebook interattivo dove comunque cliccando potrete arrivare alle mie ricette e un po' la mia storia della mia infanzia legata al cibo, ai miei ricordi della mia nonna, di quello che mangiavo da piccola, insomma... Andate se vi va e potete leggerlo, acquistarlo e così. È sicuramente per me una grande gioia anche questa. Allora, quindi abbiamo terminato con la cucina e con il mio blog Pensieri e Pasticci. Prima di partire con la creatività, come vi dicevo, con l'uncinetto che non ho fatto tantissimo, un altro cincin di tisanella. E dai, ecco sta tisanella. È un tè verde, questa volta è un tè verde profumato di Sicilia. Un altro bel sorsone, che non guasta mai, rimettiamo il piattino sopra e allora vi faccio vedere. Dunque, dove eravamo rimasti la volta scorsa? Allora,
Vabbè, a parte lo scaldacollo violino, il tutorial dello scaldacollo, ripeto, ringrazio tutti perché ha avuto nel suo piccolo un grande successo, è piaciuto tanto, quindi vi ringrazio tanto. Quindi, insomma, mi sono impegnata anche in settimana a fare questo tutorial, che chi li fa sa benissimo che non è così semplice, no? Mettersi lì, c'è anche tutto un lavoro dietro, proprio di costruzione del video, di tagli, di cose, quindi insomma... È stato un lavoro anche quello, anche se non è stato prettamente un lavoro manuale, e lo è stato in un altro modo. Quindi comunque l'ho fatto, grazie a tutti perché l'avete apprezzato molto, e ripeto, è fatto alla mia maniera pasticciona, però mi sembra di aver capito che è stato apprezzato e l'avete, diciamo, capito nella sua semplicità. Vi dicevo, avevo il maglione di la maglia con il filato Ellen nel color malva di Lollocrea, vedete, questa era la parte della scorsa volta. Non sono più andata avanti perché aspetto, cioè non sono più andata avanti. Allora, ho cucito la manica, vedete? Questa manica è pronta per essere cucita ed essere applicata, vedete? L'ho fatta tutta, l'ho finita tutta e l'ho proprio cucita, è pronta. E ho iniziato, vedete, un pezzo dell'altra manica. Soltanto che poi ho terminato il filo e ho fatto l'ordine all'Ollocrea, ma siccome quando io faccio l'ordine all'Ollocrea poi loro fanno sempre vedere dei video di cose bellissime, vero Eli, la Eli del canale Eli Valsecchi Disordine Creativo nell'ultimo video mi ha dato una bella strigliata: Simo, sei il mio diavolo tentatore. Sì, siamo un po' due diavoli tentatrici, due diavolesse tentatrici, tutte e due, perché anche la Eli, dai Simo, hai visto che bello, insomma noi così ci esortiamo a peccare a vicenda, ma comunque adesso la Eli c'entra anche ben poco, perché io anche senza la Eli pecco comunque, no? Perché poi vedo questi filati, mi viene voglia di fare, poi vedete comunque le cose sono carine quando vengono, no? I filati sono molto belli, di ottima qualità, soprattutto quando ci sono le occasioni del giorno, vero ragazze di Lollocrea? Un bacione. E quindi niente, dovrebbe arrivare a giorni il mio ordine, dove c'è dentro anche il gomitolo mancante dell'Ellen per poter terminare la mia maglia e poi per potervela fare vedere in tutta la sua bellezza. Vi ricordo che questa maglia è stata presa da un modello di Katia Filati che ai tempi io avevo pagato, ma che ora è scaricabile gratuitamente. Nella parte della community vi ho lasciato proprio la foto con il nome. Comunque è questa maglia qua, che si chiama maglia Marine, e che quindi potete trovare lì. E poi vabbè, giustamente Katia consigliava il filato Versailles, chiaramente consiglia nei propri filati, io appunto ho utilizzato questo filato stupendo di Lollocrea e mi è venuto un lavoro che secondo me è stupendo. Poi che cosa ho fatto? Allora, nei miei buoni propositi che avevo fatto del nuovo anno c'erano anche dei lavori su commissione. Uno di questi era un lavoro che a Natale una mia carissimissima amica, che saluto, ciao tesoro, le mando un bacio, mi aveva commissionato per le sue figlie. E niente, aveva visto una borsa che io avevo realizzato da un modello della bravissima creatrice, credo sia inglese, americana, vabbè, i suoi tutorial su YouTube, ma comunque come sempre sotto vi lascio il link, sono tutti in lingua inglese, diciamo che lei non parla, lei lascia le scritte, no, di come procedere, ma sono fatti talmente bene che anche una persona come me, che non ci capisce un tubo di inglese, riesce sicuramente a realizzarli. Lei ha due figlie, una ama il colore sugli azzurri, sui carta da zucchero, queste cose qua, l'altra invece adora i rosa, i fucsia, i turchese, eccetera eccetera. Ho iniziato questa borsa, guardatela qua che bella che sta venendo. Allora, adesso non ho la treccia da farvi vedere, perché ragazzi, quelle trecce sono tremende, tremende, perché quando le aprite si ingarbugliano su tutte. Probabilmente la Simo è un'impedita di prima categoria, quindi la Simo non riesce bene, non lo so. Sono delle trecce di Mondial, qui ho utilizzato per questa una treccia, vedete, di Mondial, tutta sfumata. Con una treccia del genere avevo fatto anche una borsa per me. E
proprio ripreso esattamente il modello di Christine, vedete, Christine Crochet, proprio, e sta venendo veramente bella. Dovrà essere alla fin fine, vado un po' all'indietro, una borsa da spiaggia. Qui ho l'altro gomitolo perché non mi basta una treccia, ma vedete, devo fare ancora una bella parte, no, di questo traforo, e poi i manici. Quindi ho io e la Rosanna l'altro giorno, mia sorella e mia figlia insieme, eravamo qua tutte insieme, mi hanno aiutato, grazie ragazze, perché io avevo fatto su un pastrocchio che non avete neanche un'idea, da sola mi si era ingarbugliato tutto, non vi dico il nervoso, perché anche la Simon si arrabbia ogni tanto. E quindi niente, adesso ho il gomitolone, purtroppo appunto come vi dico non ho la treccia da farvi vedere, però quella in questo colore era la treccia di Mondial. Poi cercavo il colore rosa o comunque tu fucsia per l'altra ragazza e ho trovato questo cotone treccia Rio nei colori che veramente proprio io cercavo, di tre sfere, di filati tre sfere, che è, secondo me, se non identico, giù di lì ci siamo. Anche qua ho preso le mie due treccione e quindi adesso questa qua mi hanno aiutato ad avvolgerla, vedete, non si capisce bene ma è tutta sfumata, anche qua si parte dal fucsia scuro, poi si va su in gradazione fino ad arrivare al rosa e poi dal rosa si ritorna e si andrà. Quindi finita una, devo fare l'altra e niente, come potete vedere mi sono impegnata. E ho fatto questo bel pezzettone di borsa, perché voi non avete idea, rende veramente tanto. La sto lavorando con l'uncinetto del 5,5 e niente, è un lavoro che poi quando avete capito come va, andate a razzo che non vi fermate neanche mai più. Veramente, veramente bello da realizzare, veramente piacevole e pian pianino il lavoro proseguirà. Allora, poi basta, non ho fatto altro, ma tornando alla Eli, ciao Eli, nello scorso video la Eli, nel suo video appunto di disordine creativo del suo canale Eli Valsecchi, ha mostrato questa bellissima coperta che ha fatto per il suo Pietro, credo, quella sì, perché lei ha tre figli e ha deciso di fare una coperta per ciascun figlio come un ricordo, un qualcosa che la mamma vuole lasciare a loro, no? Ed ha utilizzato appunto i filati acquistati tramite Lucy del canale Attic 24, che ha un blog meraviglioso, un sito meraviglioso. Lei è inglese, vive in una zona dell'Inghilterra bellissima, vicino a un canale. Lei adora tutto quello che è colore, tutto quello che è colorato. E ai tempi, uno dei primissimi lavori che io avevo fatto, ci eravamo influenzate anche qua a vicenda, dai la prendiamo, tu prendi quella, no a me piace quell'altra, anch'io avevo acquistato un kit di filati per realizzare, guardate che sacchettone meraviglioso, questa coperta qua, che però si trova nella pila della vergogna, perché la Simo l'aveva incominciata e poi l'ha lasciata lì, ma la finisco, la devo finire. Ecco, guardate, i filati sono questi, Style Craft, sono dei acrilici, 100% acrilico premium, ma dire che sono meravigliosi, sono di una morbidezza, sembra cashmere, ve lo giuro, ma voi non potete capire. E praticamente avevo acquistato il... Allora, lei sul suo sito lascia comunque la spiegazione di questi, lei lascia sempre le spiegazioni, no? Però io poi ho deciso di acquistare questo kit, appunto tramite un e-commerce dove lei contribuisce, collabora, non so come dirvi, poi magari vi lascio il link anche di quello, e vi arriva praticamente tutto il kit con tutto il materiale, lo schema e un uncinetto, anche se non mi ricordo male, proprio per fare questo lavoro. E io ho scelto la Idrangea, spero si dica così, blanket, quindi la coperta Ortensia. Ho scelto una coperta per un letto singolo,
aiuto, mi è caduto il filo. Scusate che mi abbasso un attimino, non mi vedete per un secondo perché mi è caduto, tadam, il gomitolo, no? È una coperta che ricorda tutti i colori delle ortensie. Guardate che meraviglia. Cioè no, ditemi voi se non è qualcosa di spettacolare questa coperta all'uncinetto. Guardate che colori, guardate che bella. Devo continuare a finirla, vero? Ho visto il video della Eli e ho detto, Simo, ma tu hai una coperta alla ferma! Ma quando mai ti decidi? E ne ho fatto già anche un bel pezzetto, guardate che pezzettone che ne ho fatto, Guardate, ne ho fatto un bellissimo pezzettone. È un punto veramente molto semplice, ma poi vi lascio il link di questa Hydrangea Blanket del blog appunto di Lucy, perché si chiama Lucy, l'autrice di questo bellissimo, bellissimo sito, Attic24, io la adoro, poi mi piace guardarlo solo per il tripudio, il trionfo di questi colori scoppiettanti, uno più bello dell'altro. Eli parlava della coperta Dahlia, lei le chiama sempre come dei fiori, no? E questa è la coperta Ortensia, Hydrangea è proprio l'Ortensia, vedete anche soprattutto in tutte queste sfumature, no? Dell'Ortensia, che tra l'altro l'Ortensia è uno dei miei fiori preferiti. Io ho anche delle piante di Ortensia qua a casa in Lombardia, meravigliose, che spesso uso anche per così come sfondo per i miei set di cibo. E niente, la Simo ha deciso proprio, ha detto bisogna che pian pianino mi rimetto e riprendo, perché non si può avere un lavoro lasciato a metà così nella pila della vergogna, un lavoro così bello, e quindi dovrò riprenderlo proprio facendo come la Eli, e li farò come te, no? Che quando magari si ascolta un podcast e quindi si deve fare qualcosa di ripetitivo, quando si è davanti alla televisione che magari dici già ascolto più che guardare, mi rimetterò a fare la mia meravigliosa coperta Hydrangea. E niente, grazie Eli che me l'hai ricordato, perché giaceva laggiù in mezzo alla pila delle cose. Non dico dimenticate, ma iniziate e lasciate lì. È lunga, è bella alta, la pila della vergogna della Simo. E niente, amici e amiche, cos'altro dirvi? Il video finisce qua. Non ho libri questa settimana di cui parlarvi, perché come vi ho detto ero anche molto stanca la sera, quindi magari facevo 2 o 3 righe di lavoro e poi stesa e crollata, stecchita a letto. Ho iniziato un libro e credetemi non riesco ad andare avanti più di tanto, non so, forse sono io che non sono nel mood giusto, non lo so, ma vabbè, voglio impegnarmi a finirlo e poi ve ne parlerò. Al momento non è che mi stia super esaltando, anche se è un libro che ultimamente sono tutte piene le vetrine delle librerie, non lo so, probabilmente, ma magari forse solo l'inizio, e ripeto, forse non ho iniziato proprio, non ero nel giusto, nella giusta atmosfera, nel giusto mood, come si dice, no? Vedremo. E niente, come vi dicevo, il video è terminato qua, vi ho fatto vedere un po' di cosine. Ancora auguri ai papà, a tutti i papà, Giuseppe, Giuseppina, a tutti quanti. Qualcuno mangerà le zeppole, la Simo non può mangiarle perché ha dieta, ma va bene così. Un grande bacione, continuate a seguirmi, un bel pollice in su, i vostri commenti mi riempiono di gioia e infatti vi ringrazio tantissimo anche per chi mi scrive le mail, io cerco di rispondere a tutti e sono felicissima di questo. Se vorrete iscrivervi e mettere la campanella così per seguirmi, è tutto gratuito e non si paga niente, e la Simo ne è sempre sempre di più felice. Non si dice sempre di più felice, ma fa niente, spero di avere reso l'idea della mia gratitudine e della mia felicità. Buona settimana, continuate a fare quello che vi fa stare bene e noi ci vediamo presto. Baci a tutti e ciao dalla Simo. Ciao.